Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla propria fine. Ho deciso di raccontare la mia storia perché penso che possa tornare utile a molte persone che si trovano o si troveranno nella mia situazione. Comincia così l'ultimo messaggio registrato da Elena, morta oggi in Svizzera a 69 anni grazie al suicidio assistito. In un video condiviso sui social dell'associazione Luca Coscioni, la donna ha spiegato i motivi di questa decisione. Io circa un anno fa, inizio luglio 2021, ho avuto la diagnosi di microcitoma polmonare. Quando ho avuto la diagnosi, il tumore era già di proporzioni piuttosto importanti. Già dall'inizio i medici avevano detto che avrei avuto poche possibilità di uscirne, ma anche se le possibilità erano poche, ho ritenuto che valesse la pena tentare. Il tentativo, ha continuato Elena, non è costato poco fisicamente e psicologicamente, ma l'ho fatto. Fatto questo però non ho risolto il problema e mi è stato detto che per me c'erano pochi mesi ancora di sopravvivenza e mi restava solo da aspettare che le cose peggiorassero. Poi si è rivolta a Marco Cappato, che l'ha accompagnata in zona Basilea, dove oggi è deceduta. Ho deciso di valutare la possibilità di terminare io la mia vita prima che lo facesse in maniera più dolorosa la malattia stessa. Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla propria fine. Io avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa, tenendo la mano di mia figlia e la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile. Io adesso mando un saluto a tutti quelli che mi hanno voluto bene e mi vogliono bene. Li abbraccio tutti. Ciao.